Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.31 in diretta su Rete 8 Sport. Salutiamo il regista Roberto Cherchi. Dunque il primo anticipo dell'undicesima giornata del girone di ritorno, si è da poco concluso, è finita 1-1 tra Spezia ed Ascoli, con lo Spezia in vantaggio al 70esimo, vantaggio siglato dall'ex lanciano Guido Marinungo. Tra l'altro Spezia in 10 uomini, era stato espulso al 41esimo del primo tempo, rosso diretto Mora. Il pari dell'Ascoli è arrivato in zona Cesarini, così come si diceva una volta, al 91esimo, in pieno recupero è stato realizzato l'1-1 dall'attaccante uruguaiano, dal fantasista Lores Varela, ex Pisa, ex Vicenza, ma anche ex Palermo. Dunque 1-1, un pari prezioso per la formazione bianconera, che però sta lottando. La classifica è sempre precaria, quella dei bianconeri marchigiani. Andiamola a guardare insieme prima di vedere il quadro completo degli incontri nel prossimo turno. Poi ci sarà questa sera, appena cominciato, l'altro anticipo di fronte Bari e Spezia, domani il resto del programma. Vediamo lo Spezia, che ha 42 punti, dunque sale a quota 42 la squadra di Fabio Gallo. L'Ascoli è terz'ultimo, l'Ascoli di Serse Cosmi, con 30 punti all'attivo. Possiamo dare uno sguardo al quadro completo degli incontri in Serie B. Abbiamo detto, è appena cominciato il secondo anticipo di fronte Bari e Brescia, domani alle 12.30 Parma-Foggia, alle 15 Palermo-Carpi, Cremonese-Entella, Pescara-Empoli, Ternana-Frosinone, Salernitana-Novara, Provercelli-Avellino, alle 18 Venezia-Cittadella, alle 20.30 Cesena-Perugia. Ricordiamo che la prossima settimana si giocherà di giovedì, gran parte del programma si disputerà giovedì sera, e la Pescara sarà di scena a Brescia. Sarà un anticipo, diciamo così, del turno prepasquale, un turno prepasquale che si giocherà prevalentemente di giovedì, e la Pescara sarà di scena al Rigamonti di Brescia con inizio alle 20.30. Domani Pescara-Empoli, una partita molto importante, i biancazzurri all'esame capolista, i toscani vengono da 16 risultati utili consecutivi, 10 vittorie e 6 pareggi, sono ancora imbattuti con Andreazzoli in panchina, Andreazzoli che ha sostituito Vincenzo Vivarini. L'Empoli non perde dall'11 novembre, dunque da oltre 4 mesi, 2-1 sul campo della Provercelli. Prima di vedere quello che accadrà domani, prima di presentare questo match, la nostra esclusiva, come sempre, il nostro Paolo Durante, oggi al termine della rifinitura ha avvicinato Riccardo Fiamozzi, che aveva debuttato dal primo minuto nella partita nell'infausto turno interno con il Carpi, partita di recupero, e poi panchina invece nella trasferta di Avellino. Sentiamo Fiamozzi. Riccardo Fiamozzi, quando arriva la capolista gli stimoli sono automatici, però c'è anche sicuramente qualche preoccupazione, perché questo Empoli nel 2018 è ancora imbattuto, insomma sarà battaglia in campo, voi siete pronti? Certo, sarà una grande battaglia e noi la affronteremo con tutte le nostre energie, con la nostra voglia di uscire da questo momento che insomma è un po' così. Però penso che durante la settimana abbiamo fatto le cose fatte bene, con intensità, e siamo pronti ad affrontare la partita. Lì davanti la formazione toscana ha una coppia molto temibile, tanti gol anche complessivamente, una delle squadre credo che abbia segnato di più in questo campionato, forse quella che ha segnato di più, quindi in difesa sicuramente, o la fase difensiva, deve essere molto attento il Pescara. Sì, dobbiamo fare una partita molto attenta, però con coraggio, perché queste partite si devono affrontare anche con coraggio, avendo grande rispetto e comunque un pizzico di timore che ti fa sempre stare attento, appunto. Però devi avere anche il coraggio e la sfrontatezza di giocartela, perché altrimenti subisci e basta. A proposito di coraggio e anche di fiducia, il punto conquistato ad Avellino sicuramente è una buona iniezione proprio di fiducia per il Pescara, anzi forse potevano essere 3 i punti, avreste meritato il successo, quindi questo in qualche modo vi dà la forza anche di affrontare la capolista.
Sì, è un punto che è importante sicuramente, a prescindere dalla classifica, ma è importante per noi. È un peccato che non abbiamo portati via tre, però deve essere veramente un... in questo momento deve essere un qualcosa che ti dà per affrontare queste ultime partite con quella voglia che magari ci è mancata nei mesi precedenti. A livello personale, ovviamente cerchi sicuramente di trovare più spazio in questa squadra. Secondo te è arrivato il momento di gettarti in campo? Non lo so, questa domanda purtroppo non va fatta a me, però... Tu sei pronto? Certo, sono pronto, mi alleno tutti i giorni cercando di mettere in difficoltà il mister, quindi aspetto il mio momento, però ribadisco che ora come ora l'importante è il bene del Pescara e quindi pensare a fare bene, a tirarci via da questa situazione. Parole sagge quelle pronunciate da Riccardo Fiamozzi, che in settimana è stato provato da Epifani come centrale di destra della difesa a tre. In realtà è stato alternato anche Gravion, ma c'è Fornasier che è tornato a disposizione dopo qualche piccolo problema, in realtà di lieve entità, avuto proprio all'inizio della settimana. Insomma, ci sono tre giocatori per una maglia sicuri del posto Coda e Perrotta. Poi ci sarà anche un dubbio a centrocampo, c'è un dubbio a centrocampo del quale ci occuperemo tra breve, intanto la prima pausa pubblicitaria. E torniamo in diretta da studio alle 20.43, la Pescara non vince in campionato dal 10 febbraio, 1-0 sulla Salernitana, punizione capolavoro di Brugman, quindi 6 partite, 3 sconfitte, altrettanti pareggi, abbiamo detto dell'Empoli, numeri da urlo, tra l'altro domani si affronteranno due squadre dal rendimento offensivo agli antipodi, perché limitatamente al girone di ritorno l'attacco più anemico è proprio quello del Pescara con appena 5 gol realizzati al pari dell'Entella, di fronte invece ben 23 le reti realizzate nel girone di ritorno dalla squadra di Aurelio Andreazzoli, una gara da recuperare, lo ricordiamo, per Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Empoli, Foggia, Palermo, Parma, Perugia, Provercelli, Venezia e Virtus Entella. La presentazione del match Pescara-Empoli affidata a Piccinini di Forlì domani inizio ore 15, le probabili formazioni e i passi più significativi delle conferenze stampa dei due allenatori, da una parte Massimo Epifani, dall'altra Aurelio Andreazzoli. Vediamo. Ad Avellino segnali senza dubbio confortanti, servono tuttavia conferme. Esame capolista per i biancazzurri, 20 punti di differenza, toscani in serie utile da ben 16 partite, ultimo KO oltre 4 mesi fa, lo scorso 11 novembre a Vercelli, gestione Viverini. Con Andreazzoli invece nessuna sconfitta, 8 successi e 3 pareggi, miglior attacco del campionato, 65 gol, di cui 38 realizzati insieme dal re dei bomber Francesco Caputo 21 e dall'ex Alfredo Donnarumma 17. Insomma, numeri da urlo. Sulla carta match proibitivo, ma nel calcio mai dire mai. In 90 minuti può accadere davvero di tutto. Epifani. Mi auguro che domani il 12° uomo in campo sia il pubblico. Specialmente dall'inizio abbiamo bisogno di loro che ci danno carica. Il problema è che non ci va più nessuno allo stadio, o quasi. Quello dipende da noi, Massimo, dipende da quello che faremo da qui alle prossime partite, cercando di, con l'atteggiamento di Avellino, io credo che riavviciniamo qualcuno allo stadio, perché la squadra ha combattuto, ha giocato per la maglia. Parlando un po' del piano partita ipotetico, attendere a ripartire oppure cercare di non farli giocare, forse la prima ipotesi più plausibile per come è costruita la squadra. Anche se poi dipende sempre dalla zona di campo in cui vuoi recuperare il pallone e vuoi fare il pressing per la riconquista. Ci sono momenti della partita, domani dobbiamo essere molto intelligenti, dobbiamo chiudere tutte le linee di passaggio, dobbiamo stare attenti a loro perché sono bravi nel fare giocate importanti nell'uno contro uno. E hanno due attaccanti che in questo momento sono gli attaccanti più forti della Serie B, quindi incontriamo una squadra forte e quindi già questo ti fa stare super concentrato. Tassativamente vietato concedere la profondità contro due attaccanti così bravi a non dare punti di riferimento.
Quella è la prima cosa, non dare la profondità a Donnarumma e Caputo è fondamentale, ma non solo per loro, ma anche per gli inserimenti dei centrocampisti che sono molto bravi. E quindi dobbiamo stare attenti anche agli inserimenti. Detto questo, ci sarà il Pescara in campo che cercherà di fare la partita, cercherà di migliorare la prestazione di Avellino e cercherà di essere un Pescara coriaceo che ha voglia di fare risultati, ha voglia di tirarsi fuori il più presto possibile da questa situazione. Potrebbe anche giocare mezzala Brugman? Brugman potrebbe giocare mezzala, potrebbe giocare mezzala anche Carraro, perché in quella zona ci sarà un giocatore che è ritornato dalla nazionale, che è Benassé, è un giocatore forte loro. E lì c'è bisogno di un giocatore forte anche nel contrasto e nel difendere. Ci potrebbe giocare Machin, se si applica, se ci può giocare Brugman. Vediamo, domani mattina scioglierò il dubbio e vediamo. Hai detto anche di Baez. Baez è un giocatore che lo sto mettendo sempre in mezzala. È un giocatore che ha gamba, ripartenza. È aggressivo. È aggressivo, quindi è una soluzione sicuramente nella gara. Secondo me il segnale più confortante di Avellino è stato dopo il pareggio della squadra, sul rigore tra l'altro discutibile, la squadra irpina, perché il Pescara non si è consegnato al ritrovato entusiasmo dell'11 di Novellino, si è rimesso a giocare, ha comandato anzi il gioco ed è tornato di nuovo in vantaggio. Quello forse è stato il momento più importante, non so se sei d'accordo. Quella è stata la mia piacevole scoperta, perché poi ad Avellino prendi gol l'1-1 in quella maniera, quando non c'erano avvisaglie di prendere gol, sul rigore dubbio, potevamo crollare perché a livello mentale non stavamo bene, invece la squadra ha iniziato a giocare, anzi ha palleggiato ancora meglio di prima, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto altre situazioni dove potevamo fare gol. Dispiace, però rimane la prestazione, rimane la convinzione che i ragazzi stanno mettendo dentro. Fuori Falco, Campagnaro, Proietti, Mazzotta, i nazionali Valzania e Capone. Bobo recuperato per la panchina, un solo vero dubbio a centrocampo: Carraro in vantaggio su Machin, ma il calciatore scuola Inter dovrebbe verosimilmente giocare da regista, con Brugman impiegato nel ruolo di mezzala davanti. Conferma per il tandem Mancuso-Pettinari. Tatticamente toscani sempre alti, con la propensione ad aprirsi in fase di costruzione, ed è qui che il Pescara dovrà essere pronto alla riconquista del pallone per ribaltare e colpire. Nell'Empoli assenti Provedel, Terracciano, Pejovic, Micelize, Piu, Zaitz, Veseli e Unterse, rientrato a sorpresa dalla nazionale il talento algerino Benasser. 4-3-1-2 il sistema di gioco, davanti al portiere Gabriel, difesa composta da Di Lorenzo, Maietta, Luperto e Pasqual. Castagnetti, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Benasser e Krunic, Ninkovic nella terra di nessuno, alle spalle del tandem d'attacco Caputo Donnarumma. Possibile variante: Brighi mezzala, Krunic trequartista, in tal caso l'escluso sarebbe il serbo Ninkovic. Il tecnico Aurelio Andreazzoli. Beh, io seguo sempre i numeri perché sono sempre indicativi. I numeri indicano che sia la quarta o la quinta squadra con il miglior attacco del campionato. E l'87% dei gol che ha fatto li ha fatti su azione, quindi è una squadra che manovra bene, ha un possesso palla buono, perché è la quinta del campionato, e quindi tutto questo dimostra, ha la capacità, ha dimostrato di avere buone capacità di recupero palla nella metà campo avversaria, quindi sono tutti dati positivi di una squadra che non è passiva o che non è mai stata passiva, e quindi da temere. Io so che partiremo alla pari con un risultato di 0-0 e quindi dovremo confrontarci. Chiusura di conferenza stampa simpatica, perché i tifosi dell'Empoli hanno ribattezzato Andreazzoli nonno Aurelio. Inizialmente mi prendevano un po' per il culo per questo. Era un po' una presa in giro. Ora si è trasformata in un appellativo benevolo, mi sembra di interpretare in questo senso. E mi piace per due motivi. Uno, perché nonno lo sono da 5 mesi di uno splendido nipotino. E poi mi piace perché sento affetto dietro questo appellativo.
Così dunque Aurelio, Andreazzoli, sono le 20:51, ci fermiamo per la seconda volta, vi faremo vedere anche due gol che hanno caratterizzato il match di apertura di questa 32esima giornata tra Spezia e Ascoli, partita finita 1-1, e poi altre curiosità precedenti e anche la parola al grande ex Gaston Brugman, che ha cominciato a giocare proprio nel club toscano tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta da studio, abbiamo altri 5 minuti, vi ricordo intanto il dato relativo ai biglietti venduti, un dato parziale perché domani i tifosi del Pescara potrebbero, usiamo quanto mai il condizionale, acquistare ancora italiani sino alle 15, anzi sino a fine primo tempo, 1248 biglietti venduti di cui 80 ospiti, insomma la disaffezione verso questa squadra è praticamente totale, 1248 biglietti venduti alla vigilia della partita Pescara-Empoli. Allora, in settimana abbiamo ascoltato proprio l'ex più atteso Gaston Brugman, classe 92, che è cresciuto proprio nel vivaio dell'Empoli, giovanissimo, si è trasferito dall'Uruguay, aveva più o meno 14 anni, ha fatto tutta la trafila e poi 20 presenze e 2 gol in Serie B dal 2010 al 2012. Sentiamo in un minuto il capitano biancazzurro. Per te che cosa rappresenta questo match? Insomma, tanti ricordi soprattutto. No? Sì, sì, diciamo che ho tanti, adesso non tanti, però ho avuto dal settore giovanile fino alla prima squadra, conosco a tante persone che lavorano dentro l'Empoli, sono sempre, ho ringraziato sempre loro e mi hanno sempre sostenuto e mi hanno trattato benissimo, quindi è una partita da ex, ma ho tanti bei ricordi con lui. Cioè un ex senza rancori, insomma. No, non c'è nessun tipo di rancore, anzi, ho affetto per l'Empoli. È comunque una formazione che gioca e lascia giocare, questo può essere magari un vantaggio per voi? Sì, sì, sappiamo che è una squadra che gioca moltissimo, e noi magari quando dobbiamo fare la partita ci troviamo in difficoltà, quindi magari una squadra così ci può lasciare di spazio al contropiede e noi saremo pronti per farli male. Così dunque Gaston Brugman, il momento della scheda sui precedenti, ci occuperemo dei precedenti in Serie B e C, lo scorso anno in Serie A finì il 6 novembre 2016, 4-0 all'Adriatico Giovanni Cornacchia per l'Empoli, l'ultimo confronto in B all'Adriatico, 2-1 per i toscani, allora guidati da Maurizio Sarri, era il 29 dicembre 2013, vediamo. Successi debordanti nell'immediato dopoguerra, 6-1, stagione 47-48, 7-0 in quella successiva. Pescara ed Empoli tornano ad affrontarsi nel torneo di C1, 21 novembre 1982, Polenta su calcio di rigore nel finale, Bartolini neutralizza il penalty calciato da Esposito, entrambe comunque festeggiarono la promozione in B, era il Pescara di Tom Rosati, capitano Giorgio Repetto. 7 ottobre 1984, Serie B 2-0, splendida punizione di Giorgio Roselli, raddoppio di un giovanissimo Gigi Marchionne, l'anno dopo sempre col compianto Catuzzi in panchina, finisce 1-1, 20 ottobre 1985, Zennaro realizza il momentaneo vantaggio toscano annullato dal gran sinistro di Primo Berlinghieri. Arriviamo allo spettacolare 4-1 del 19 marzo 2000, gestione Giovanni Galeone, pomeriggio da incorniciare per Federico Giampaolo, autore di una tripletta, a segno anche Dragan Vukoja, al termine di una meravigliosa azione corale Baldi Vukoja, lancio di Sullo, rifinitura di Maurizio Rossi per il colpo di testa vincente dell'attaccante croato. Nel primo tempo aveva accorciato le distanze Luca Saudati, festa però rovinata dal grave infortunio al ginocchio corso a Davide Ruscitti 3 anni fa, 29 dicembre 2013, fallo di Balzano su Pucciarelli, Belardi respinge il tiro dagli 11 metri di Tavano che in tapin sblocca il punteggio. Nella ripresa Empoli in 10, secondo giallo per Tonelli, pareggia Antonino Ragusa. Nel finale contropiede letale della squadra di Maurizio Sarri, fuga ed assist di Daniele Croce per il 2-1 definitivo siglato da Manuel Pucciarelli.
Immagini della partita del 29 dicembre 2013, ultimo confronto dunque in Serie B all'Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara ed Empoli, finì 2-1 come avete visto nelle immagini per la squadra, allora guidata da Maurizio Sarri che poi dominò il torneo centrando la promozione in Serie A. Ci lasciamo con i gol che hanno caratterizzato Pescara, Spezia Ascoli, l'anticipo della 32esima giornata, la partita è cominciata alle 18 e allora possiamo vedere i gol di questa partita. Intanto l'espulsione combinata a Mora, rosso diretto, l'arbitro Piscopo si è prima consultato col il primo assistente, guardate la gomitata che viene rifilata da Mora ai danni di Pinto, giocatore dell'Ascoli, il gol del vantaggio malgrado l'inferiorità numerica siglato di testa da Marilungo che è riuscito così in questo modo a entrare la porta ascolana, il portiere Agazzi superato da questo colpo di testa, il pareggio al 91esimo in pieno recupero, in superiorità numerica il controllo, il sinistro tutt'altro che irresistibile di Lores Varela, qualche responsabilità in realtà per il portiere dello Spezia Manfredini, finisce così 1-1. Intanto a Bari 27esimo minuto del secondo anticipo della 32esima giornata, Bari in vantaggio 1-0 sul Brescia, il gol firmato all'ottavo da Riccardo Improta che tra l'altro ha avuto trascorsi nel Lanciano, cresciuto proprio nel vivaio rossonero. Dunque Bari 1 Brescia 0 all'ottavo, decide per il momento il gol di Riccardo Improta, siamo soltanto al 27esimo, le 21 e 2 minuti, è tutto per Anteprima Pescara, noi domani ci rivedremo per il consueto approfondimento alle 18 da studio con Giuseppe Tambone per analizzare tutto quello che è successo tra Pescara ed Empoli che comincerà alle 15 l'arbitro e Piccinini di Forlì. Grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ancora un buon sabato e soprattutto appuntamento a domani.